oggi, giornata di lunedì, giornata della luna, giornata di inconscio, di sensibilità e di emotività, ma giornata particolarmente importante per i segni di fuoco. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te sul mio canale Astrolove, dedicato all'astrologia e all'oroscopo giornaliero. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, lunedì 11 aprile 2022. Iniziamo dal sempre dinamico Ariete, oggi più che mai, giornata molto grintosa, molto frizzante, ancora un sole tuo alleato a cui si aggiunge anche questo favorevole influsso lunare. Una luna che ti importa a privilegiare situazioni in cui puoi metterti in mostra, sia in ambito professionale, ma anche in ambito privato, con una particolare predilezione per tutto ciò che può essere piacevole, può essere divertente. Anche se in un certo senso c'è una parte di te che emotivamente propende per questa situazione e poi un'altra parte di te magari più leggermente razionale, che è come se volessi in certi frangenti richiamarti un pochino all'ordine. Ottimo anche l'ambiente domestico, l'ambito per così dire affettivo, con una Venere che ti porta comunque a privilegiare momenti più romantici e non necessariamente appassionati e passionali. Quindi una giornata nell'insieme positivo che ti vede comunque ancor più del solito frizzante, dinamico, combattivo e disposto più che mai a metterti in gioco in ogni frangente. Per il concreto e stabile Toro, una giornata nell'insieme un po' altalenante, ottima la concentrazione, soprattutto se appartiene alla prima decade. Questo influsso di Mercurio ti consente comunque di mettere bene in chiaro delle situazioni sia nell'ambito privato che in ambito professionale, quindi la capacità di far fronte a quelli che sono i tuoi impegni con estrema concretezza, estrema coerenza, ancora più del consueto. Emotivamente viceversa potresti sentirti un po' sfasato e un po' tendenzialmente portato a prendertela eccessivamente per alcune situazioni, a in un certo senso collocarti in una posizione che gli altri potrebbero reputare non necessariamente troppo simpatica. Ecco, quindi in certi frangenti così questa emotività un po' esuberante andrebbe un po', come dire, canalizzata, di modo che i tuoi toni un po' eccessivi possano non creare un po' di scompiglio tutto attorno a te. Ottimo livello energetico, quindi molta grinta, molto dinamismo. E anche sul fronte sentimentale questo costante apporto non soltanto di Venere ma anche di Giove e Nettuno ti portano comunque a vivere delle situazioni su un piano emotivo molto sereno, molto morbido, molto equilibrato con le persone che hai vicino. Quindi tutto sommato anche i rapporti che sono stabili e anche duraturi o i rapporti che magari hai intenzione di instaurare partono comunque sotto un presupposto di morbidezza, non necessariamente di pianificazione, come magari sei solita fare. Per il brillante Gemelli, una giornata nell'insieme positiva, dinamica, frizzante, ma allo stesso tempo con un'attenzione particolare rivolta verso tutto ciò che non soltanto è nuovo, ma anche ciò che ha necessità di essere reso stabile, concreto, ben definito. Quindi sia in ambito professionale che in ambito privato, la tua capacità rispetto al solito sì di concepire delle idee, concepire dei progetti nuovi, ma che abbiano anche una valenza di estrema fattibilità. Positivo a livello energetico, un sole che comunque ti porta ad avere una buona riserva di energia e anche emotivamente sei più che mai disposto e disposta a metterti in gioco, a apparire e anche a dar spazio a momenti di svago, di gioia e divertimento, magari frammezzati nell'ambito professionale, nei momenti di lavoro che ovviamente ti possono vedere impegnata e impegnato. Sul fronte sentimentale, soprattutto se appartieni alla prima decade, questa Venere non troppo favorevole
può portare una sorta sempre così di vago spaesamento, poca chiarezza in quelli che sono i rapporti, magari sia già esistenti, sia rapporti che volesti instaurare. In un certo senso tu stesso, è come se non avessi molta definizione davanti a te della direzione che vuoi intraprendere appunto con l'eventuale partner o con un partner che già frequenti. Per l'inconscio emotivo Cancro, anche una giornata un po' altalenante, un po' particolare, molta energia con buone soddisfazioni orientate sia in ambito professionale che in ambito privato, in quelle che sono le realizzazioni di situazioni pratiche, situazioni concrete, quindi la possibilità di, non dico appigliarti, però focalizzare la tua attenzione su situazioni che ti offrono una stabilità, un punto di riferimento, una base da cui partire, che per te rappresenta in un certo senso una sicurezza, quindi un qualcosa di estremamente positivo. Ce la fai, soprattutto a livello mentale, nonostante una forma generale che con un sole ancora non troppo propizio pare ancora sottrarti un po' di energia, ma le tue energie appunto hanno modo di essere orientate con maggior soddisfazione appunto soprattutto su questa progettualità concreta. Ottimo il fronte sentimentale e anche la possibilità di mettere almeno temporaneamente da parte una certa tua timidezza, quindi la luna di oggi è come se riuscisse a farti mettere da parte certe remore e tuffarti un po' di più rispetto a quanto sei abituato a fare. Ottimo appunto questa Venere, soprattutto per te che appartiene alla prima decade, per creare questa sorta di ambiente morbido, sereno con le persone che ti amano, con le persone a cui tieni, sia in ambito affettivo o familiare, quindi un buon clima emotivo. Passiamo al sempre importante maestoso Leone, giornata sicuramente molto positiva, seppure possano non mancare possibili contraddizioni, quindi anche nei momenti di maggiore impegno c'è sempre un occhio di riguardo, magari al momento di ironia, di scherzo, di aspetti più giocosi, una luna tua alleata ti porta comunque a privilegiare gli aspetti più piacevoli, gli aspetti più fra virgolette gaudenti delle situazioni che ti ritrovi a fare, in cui ti ritrovi a partecipare, sia nell'ambito privato appunto sia in ambito professionale. Anche il sole ti dona una buona grinta, una buona dose di combattività con cui alla corrente sei in grado di porti una volta di più davanti agli altri, primeggiando come a te piace normalmente fare. Sul fronte sentimentale, un periodo comunque buono, neutro, una modalità di rapportarti nei confronti di chi ti vuole bene, magari differente del solito, comunque meno insieme positiva. Mentalmente potresti avere qualche momento in cui non tutto ciò che ti viene sottoposto come proposte, come idee, ti trovano preparata e preparato o concorde nella linea da seguire che ti viene proposta. Quindi come concentrazione c'è questo Mercurio che potrebbe giocarti qualche scherzo un po' particolare, ma è una cosa temporanea, ecco, soprattutto se appartiene alla prima decade. Per la metodica Vergine, giornata nell'insieme positiva, soprattutto in ambito professionale ma anche nel privato, anche nel tuo caso questo Mercurio in particolare molto positivo ti porta alla possibilità, particolarmente se appartiene alla prima decade, di dare uno sviluppo solido, concreto, pratico, metodico e coerente in ciò a cui ti stai dedicando. Quindi questo è particolarmente sentito, particolarmente evidente se ti stai dedicando a livello progettuale a qualcosa che ti riguarda sul lavoro, ma anche nel privato. Tutto ciò che ti porta a volerti e doverti concentrare ti porta ad essere molto preparato e molto soddisfatto e soddisfatto di ciò a cui ti stai appunto dedicando. Emotivamente potresti sentirti maggiormente disponibile anche a lasciarti andare momenti di deconcentrazione, nonostante appunto questo Mercurio che ti porta a essere, come si suol dire, quadrato e concentrato. Quindi in un certo senso emotivamente dici: ok, mi sto tanto impegnando, però anche ho bisogno di un attimo di stacco, di divertimento, di svago. No? È come se queste due tendenze in un certo senso ti portassero in due direzioni antagoniste, però ecco, la giornata fluisce con questo tipo di equilibrio fra due tendenze per certi versi opposte.
Sul fronte sentimentale, particolarmente se appartieni alla prima decade, questa Venere continua nel suo incedere a portarti qualche leggera nube, qualche momento di insoddisfazione, e tu stessa e tu stesso potresti faticare un po' a mettere a fuoco quali sono gli aspetti di un rapporto che magari stai vivendo, che vorresti vivere, a cui tieni. Quindi c'è una sorta così di leggera nebbia su questo fronte, una cosa molto temporanea, però soprattutto se appartieni alla prima decade potresti avvertire questo senso nel passaggio non troppo propizio appunto di Venere. Per la creativa Bilancia, una giornata anche dai connotati un po' altalenanti, momenti importanti, un'emotività che ti porta comunque a privilegiare situazioni di svago, di divertimento, compatibili magari con i tuoi impegni, e una forma generale ancora non proprio al top, considerato questo sole ancora dissonante, però appunto viene compensato da questo umore favorito dalla Luna, decisamente molto, molto favorevole. Per quanto riguarda i tuoi impegni, la tua concretezza, la tua concentrazione, ti senti comunque portata e portato a dare dei risvolti molto solidi a ciò a cui tieni, e quindi ad avere un riconoscimento da parte delle persone con cui collabori, collaboratori, soci o dipendenti, per quelli che sono i tuoi impegni, il tuo darti da fare, il tuo concentrarti in questi ambiti. In ambito sentimentale, anche un momento molto fluido, molto morbido, in cui comunque c'è un buon equilibrio e un maggior peso anche quelli che sono gli aspetti emotivi del rapporto e della relazione che puoi aver modo di vivere. Passiamo al profondo inconscio Scorpione, giornata un po' particolare, un umore non proprio al top, una forma comunque buona che ti porta ad avere comunque una buona riserva di energie al momento in cui ti venga richiesto di reagire, anche se certe tue reazioni a livello emotivo, considerato appunto sia la Luna, soprattutto per i primi nati della prima decade, sia il Marte per i nati l'ultima, possono indurti a assumere degli atteggiamenti, assumere delle posizioni un po' provocatorie, un po' altezzose, in grado di destabilizzare quelli che sono i rapporti con le persone che ti sono vicino. Questo si può ripercuotere specie magari su un ambito professionale, un ambito amichevole. Ci pensa comunque una Venere costantemente favorevole, soprattutto se appartiene alla prima decade, a riportare questa sorta di equilibrio e quindi a quietare sia te sia quelli che possono essere questi momenti di possibile tensione che magari proprio tu hai contribuito a creare. Mentalmente, soprattutto se appartieni alla prima decade, alcune situazioni ti sono ostiche e quindi hai la necessità, come dire, di passare oltre, attendere un attimino, soprattutto se appartieni alla prima decade, perché ti senti un po' vincolato, un po' ristretto, in certe contesti, certe situazioni che ti ritrovi a dover affrontare. Quindi una concentrazione che non ha modo di spaziare quanto vorresti, appunto anche il tuo modo di esprimerti e di comunicare potrebbe risentire appunto di questo Mercurio non troppo favorevole. Per l'avventuroso Sagittario, giornata con una buona grinta, buona energia, sole e luna in particolare molto positivi, molto favorevoli, quindi anche nei momenti, nei ritagli di tempo c'è sempre il desiderio di scherzare, di ironizzare, di dare spazio a quello che è il tuo lato più gioioso, più divertente, più gradevole, con cui riesci anche a coinvolgere le persone che sono vicine. Anche se tutto sommato è possibile che tu non riesca bene a individuare le persone, anche in ambito privato, che veramente sono meritevoli, come dire, di godere di questa tua effervescenza, di questa tua positività. Ecco, quindi proprio a causa di questa Venere non troppo favorevole, sia in ambito sentimentale ma anche in ambito dei rapporti a cui tieni, potresti far fatica così a relazionarti nella maniera così maggiormente concreta o coerente a come vorresti. Ecco, c'è soltanto questo momento un po' così di leggera nebulosità per quanto riguarda questi rapporti, in cui appunto comunque hai tutto il piacere di investire le tue energie, investire appunto la tua gioiosità e il tuo ottimismo.
Passiamo al sempre concreto pragmatico Capricorno, una giornata tutto sommato un po' strana, dedicata a situazioni sia pratiche concrete che ti vedono comunque grande protagonista, grande costruttore ancora più del solito. Questo Mercurio, soprattutto se appartiene alla prima decade, in grado di darti la capacità di strutturare, concretizzare, strutturare in maniera coerente ed estremamente pratica, e quindi la possibilità di dare veramente dei parametri ben precisi a quelli che sono i tuoi progetti in ambito privato, in ambito professionale, ed essere riconosciuto e riconosciuto per questa tua notevole capacità. È un piano più mentale, dato che fisicamente questo sole ancora non troppo propizio, è come se ti sottraesse quell'energia, quella calma che vorresti avere per riuscire a concretizzare tutte queste idee molto positive. Ottimo anche il fronte sentimentale, con questa capacità di instaurare dei rapporti in una maniera diversa dal solito, ma comunque molto appagante. Magari non ci sei abituata, non ci sei abituato, ma comunque c'è comunque un buon clima emotivo che permea appunto la tua vita sentimentale in ambito privato. Per l'anticonformista Acquario, una giornata nell'insieme anche un po' altalenante, un umore un po' provocatorio, un po' pungente nei confronti delle persone che ti sono vicine. Se hai ambiti professionali in cui hai l'obbligo di dover interagire, certi tuoi atteggiamenti possono creare un po' di scompiglio, in quanto è come se tu dessi l'impressione di essere intento a direzionare la tua energia, direzionare la tua attenzione verso ciò che gli altri non condividono, come se tu lo facessi in un certo senso apposta. Quindi questa attitudine emotiva un po' così sbilanciata, bada che non alteri appunto dei rapporti a cui tieni. C'è un'ottima energia, sempre garantita dal sole propizio, quindi una buona grinta, una buona capacità di metterti in gioco, soprattutto a livello di azione, nell'ambito di una progettualità che richieda comunque una concentrazione, una coerenza di intenti. Mercurio è poco favorevole, soprattutto se appartiene alla prima decade, potrebbe metterti un attimino in difficoltà e farti sentire in una posizione appunto di vincolo eccessivo, da cui volentieri appunto sfuggiresti. Proprio per questo appunto certe reazioni anche a livello emotivo, ulteriormente così enfatizzate da questa luna non troppo favorevole, ti comportano appunto questa posizione non sempre così condivisa degli altri che sono vicini a te. Buono l'equilibrio a livello sentimentale nell'ambito delle persone che ti vogliono bene, che ami, con capacità così di impegnarti anche un po' di più rispetto a quanto sei solita e solito fare. Concludiamo per oggi con il fantasioso Pesci, giornata nell'insieme positiva, soprattutto sul fronte sentimentale, con questa costante presenza di Venere decisamente tua alleata. Un livello energetico molto buono, sempre favorito dal Sole, che ti dà questo impulso in più rispetto al consueto, e allo stesso tempo anche la capacità di impegnarti in maniera molto più coerente, molto più pratica rispetto al consueto, sia nel privato che in ambito professionale. Un Mercurio che ti porta comunque a spostare la tua attenzione su aspetti che magari di solito trascuri, che invece sono molto importanti. Questo è un aspetto che nella giornata di oggi può emergere, e anche nei prossimi giorni, soprattutto se appartiene alla prima decade. Anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, e ti do appuntamento a domani per il consueto oroscopo giornaliero. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un like, a mettere dei commenti, ad attivare la campanella, e per non perdere nessun aggiornamento a iscriverti al mio canale. Grazie, e che gli astri ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!